Benvenuti a una nuova puntata dell'Ingrediente Perfetto. Oggi ci troviamo al Gattopardo in via Santa Cecilia, al centro di Messina, e siamo in compagnia di Pippo Viviani. Ciao Pippo! Buonasera. Pippo, qual è l'ingrediente perfetto che hai scelto? Ho scelto la spatola perché è la regina dei mari. E la ricetta, come si chiama? È la tegola di spatola. Allora Pippo, spiegami come viene fatta la ricetta. Il piatto consiste in due parti. Una parte sono una caporatina di verdure leggera fatte all'agrodolce, e l'altra parte è un tortino di spatola che viene cotto in un fagotto e poi al forno a 200 gradi per 13 minuti. Bene, adesso aggiungiamo gli altri ingredienti, i pomodorini, per esempio, che mentre la padella è calda, il pomodorino non rilascia gli umori e quindi si mantiene un po' più duro. Quando siamo già in cottura quasi ultimata, aggiungeremo i capperi e le olive. Ecco, adesso facciamo ultimare la cottura a fuoco lento. Adesso passiamo al fagottino, come viene preparato? Bene, adesso ci dedichiamo al ripieno del fagottino. Mettiamo in una ciotola il pan grattato. È meglio utilizzare un pane bianco ancora non molto secco. Poi aggiungiamo l'olio, il parmigiano grattugiato, pecorino, un pizzico di aglio, prezzemolo, quanto ne basta, a vostro piacimento, le olive tagliuzzate. Adesso mettiamo anche i capperi tagliuzzati. Diamo una buona rimestata alla mollica. E questo è il E ripieno questo è il ripieno del nostro del tortino. nostro tortino. Abbiamo tagliato il nostro filetto di spatola in quattro pezzi e passiamo con un foglio di carta forno a costruire il nostro tortino. Mettiamo due pezzettini di filetto in orizzontale. E mettiamo su un po' del nostro impasto in maniera da fare un buono strato di mollica. Copriamo tutta la superficie. Adesso mettiamo gli altri due pezzettini di filetto di spatola in senso verticale. Un goccio d'olio sopra per condire e chiudiamo il nostro fagotto in maniera da non far uscire né liquidi né vapori. Adesso andiamo ad infornare. Io passerei all'assaggio. È delizioso. Un'altra chicca di questo locale è il dolce. Qual è? È la crepa all'arancia che facciamo direttamente qui davanti al cliente in sala, in una cucina fatta apposta per arrivare al tavolo vicino al cliente. Pippo, il vostro ristorante ha più di 40 anni di esperienza. Sì, noi siamo aperti dal 1972 e da 40 anni, da più di 40 anni, portiamo avanti questa tradizione di famiglia. La pizzeria è diretta dal maestro Dante. È napoletano d'origine e da 40 anni portiamo avanti questa tradizione della pizza napoletana. Famoso cornicione, Il no? famoso cornicione, la ricetta che viene insomma Quella continuata. vera, tradizionale. Qui sembra di essere in una nave. Queste nicchie con queste immagini che vediamo alle mie spalle, e che cosa rappresentano? Allora, il locale è stato ristrutturato e stato progettato in maniera da ogni angolo ricreare un ambiente marinaro.
lo si vuole solo ricordare, insomma, così a grandi linee. Questo è l'angolo in cui si vuole ricordare la nave traghetto, per l'appunto il Cariddi, e questo è come se stesse passando dallo stretto di Messina.